Lunedì 18 giugno, in primo piano nel TGL News, la cronaca, più di 130 furti e rapine in soli 16 mesi. Era un sodalizio criminale davvero ben avviato, quello stroncato dai carabinieri nelle province di Pavia, Piacenza, Milano, Brescia, Padova e Alessandria. 23 persone sono state portate in carcere, 3 si trovano agli arresti domiciliari e 2 sono sottoposte all'obbligo di dimora. Per tutti, a vario titolo, sono contestati i reati di associazione per delinquere, rapina, furto, ricettazione e porto abusivo di armi. Si tratta dei componenti di 3 differenti bande coordinate da un insospettabile italiano di Casteggio in provincia di Pavia, una delle quali composta da moldavi e kosovari aveva base proprio nella nostra provincia. E proprio a Piacenza sono stati messi a segno alcuni dei colpi nei mesi scorsi. Il blitz è scattato all'alba di oggi. Tutti i dettagli sul nostro sito liberta.it. Apriamo il capitolo salute. Nel territorio piacentino sono 31 i pazienti curati con farmaci cannabinoidi da settembre 2016 ad aprile 2018. A confermarlo è la regione Emilia-Romagna. Si tratta prevalentemente di prodotti prescritti per ridurre il dolore neuropatico cronico di intensità elevata e trattare i pazienti affetti da sclerosi multipla con spasticità in caso di resistenza alle terapie convenzionali. Proprio dal 1 settembre del 2016 è stato avviato il percorso prescritto dalla cannabis in modo omogeneo su tutto il territorio regionale. Sempre in ottica salute, gli istituti Ranieri Marcore e Tramello Cassinari hanno aderito al nuovo progetto promosso dall'ASL di Piacenza e sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e di Gevano, un progetto proprio legato alla salute. Da settembre, infatti, partiranno una serie di iniziative, tra cui incontri, eventi teatrali e metodi educativi innovativi, con l'obiettivo di prevenire comportamenti a rischio legati ad alcol e fumo nei giovani. Il percorso durerà 2 anni e coinvolgerà almeno 400 studenti con le rispettive famiglie e 150 docenti. Chiudiamo parlando di cultura. Torna l'appuntamento estivo con il Teatro Antico nella meravigliosa cornice dell'area archeologica di Velleia, un cartellone veramente d'eccezione, con appuntamenti preziosi per la maggior parte creati in esclusiva per il festival. Grandi artisti come Stefano Accorsi e Margherita Bui saranno per la prima volta protagonisti del festival. Proprio Stefano Accorsi aprirà la rassegna sabato 7 luglio. La nostra edizione termina qui. Il TGL News torna più tardi, ma l'informazione continua come sempre sul nostro sito liberta.it.